Bentornati sul canale. Andiamo avanti con i gufi della Conad. Cosa c'è? No, che c'era il mouse che tremava. Okay. I gufi della Conad. Ce n'è capitato uno di quelli dell'anno scorso. Sì, abbiamo trovato. Allora, come funziona? Per ora ce ne manca uno per avere, diciamo, un uno personaggio per, ogni fiaba. Allora. Ci mancherebbe, cos'era? Alice o il cappellaio. Allora, Conad, 15 euro di spesa, 1,90 euro, potete avere un gufo, 50 centesimi vanno in beneficenza. Molto sinteticamente, poi potete andare sul sito a vedere tutto quello che è la campagna. Io prima guarderei quelli già usciti, lei ha aperto, perfetto. Allora, prima li facciamo vedere, abbiamo trovato Trilli, che per ora è la mia preferita. Cucciolo di Biancaneve. Perché dai, Settenani. Ragazzi... La bestia, della Bella e la Bestia. Cappuccetto rosso, di Cappuccetto rosso. Il gatto con gli stivali, no, il grillo parlante, di Il Grillo Parlante. Finocchio. No, di Finocchio. Andiamo ad aprire la prima delle tre buste di oggi. Trilli dovrebbe essere più piccolo. E anche gli amici di Bianca. Ma sono gufi che si vestono da... vabbè, cosa abbiamo trovato? Io me l'ho distratto. Busta numero 1, abbiamo trovato? Possiamo dire ufficialmente che abbiamo uno per ogni fiaba. Abbiamo uno per ogni ufficialmente. Wow, Alice. Allora, bella devo dire, mi piace. È un po' natalizia, possiamo dire. Sì, Alice con le corna d'alce. Va bene. Sai cosa? Secondo me stanno facendo una specie di... Vedi che anche lui ha il cappello da natalizio e lei ha la stellina cadente, così. Io credo che abbiano fatto i gufi versione fiabe natalizie. Cioè versione fiabe, anche non che sono già natalizie. Cioè, decorandole tipo col cappello da Babbo Natale. Perché io ho beccato il doppio? Sì, dai! Lei non ha beccato il doppio, io sì. Questo è sicuro? Un grillo parlante con la pelle leggermente verde. E Sara invece ha trovato... Aspetta un attimo, perché così abbiamo... Completiamo una coppia. Così abbiamo... Il Grinch, non è il grillo parlante, è vero. E qui abbiamo le 6 fiabe prese in considerazione, quindi abbiamo tutte. E cosa andiamo a chiudere? Andiamo a completare Biancaneve! Quindi abbiamo Biancaneve, che è molto carina. E una coppia l'abbiamo completata, quanto e il nano. Quindi c'è qualche problema con i gatti? Sì. Non so dove siano, penso su un frigorifero. Sulla spada. Ah, sulla spada. Ok, avevo una spada medievale, sono sulla spada. Quindi questo l'abbiamo completato. Direi che è andata decisamente bene. Sì. Ma... Alla fine di ogni video che parla di collezionabili dobbiamo fare la nostra classifica! La classifica partendo di Sara, dall'ultimo. Io non la faccio forse. Dall'ultimo. Lui. E all'ultimo posto la bestia, all'ultimo posto la bestia. Boh, non lo so. No, non lo so, forse è bestiale. È che mi servono dei posti per... mi servono i primi posti, quindi non... Vabbè, il grillo parlante. No, anzi, cambiate no, idea. No, cambiate idea. Preferisco il grillo parlante, sinceramente. Abbassiamo un attimino così si vedono meglio. Poi. Li abbasso anche un pochino. Poi. Quindi ci va difficile la storia, perché questi tre io davo per scontato che fossero gli ultimi. E adesso diventa complicato. Allora. Allora quarto posto. Sappiate quindi che, non sul podio. Sappiate che la mia scelta è solo perché sono in fissa con questo personaggio. Sappiatelo. Lo sappiatelo. Quindi Biancaneve al quarto, terzo Cappuccetto, velocissima. Secondo Alice, prima Trilli. Perché sono in fissa con Trilli e Alice, non so perché, insieme a Stitch. Cioè sono i miei personaggi preferiti da Disney in questo momento, non so. E quindi al primo, secondo e Trilli e terzo è fatta veramente posto. Bene, mi piace molto come esatto, è fatta. Abbiamo questo. Pure le scarpette con il pompon. Dove? E Alice. Ah sì, è vero. E Alice è stracarina. E hai notato una cosa? Ho notato una cosa. Che... Trilli ce li ha così le ciglia, Alice così, Cappuccetto diversi. Così e Biancaneve così. Bene, quindi pronti per arrivare a completare la collezione? Quanti ce ne mancano? Sono 12, ne abbiamo 7, ce ne mancano 5. Non sono molti, quindi io vi ricordo iscrivervi al canale, arriveranno i doppi, mettere like, condividere, commentare, schiacciare la campanella. No, secondo me forse non è che riusciamo a finirla,
nella prossima puntata, Però, probabilmente, secondo me, secondo poi te, boh, poi magari li troviamo, eh. poi magari troviamo, per essere aggiornati su tutti i video e accendete, schiacciate, Già vuoi fare? accettate le notifiche, tutte le notifiche, per essere Accendete. aggiornati, accendete, non ce la posso Con fare, parole tue, con con parole parole mie. tue. E quindi, come sempre, Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!